La giornata mondiale del malato, istituita nel 92 da San Giovanni Paolo II, è arrivata alla sua 32esima celebrazione, in concomitanza con l'11 febbraio, data in cui ricorre l'anniversario, il 166esimo dalla prima apparizione a Lourdes di Maria Immacolata Concezione. A tali dopo la quindicina in onore della Vergine di Lourdes presso la parrocchia Spirito Santo a lei dedicata e dopo la partecipata a solenne processione tenutasi lo scorso 10 febbraio, questa sera ci sarà la celebrazione eucaristica delle 19 presieduta da Sua Eccellenza Francesco Cacucci, arcivescovo emerito di Bari Bitonto. Il prelato sarà accolto dal parroco Don Domenico Gramegna, dalla comunità, dai volontari e malati dell'Unità Alsi sottosezione di Trani, Bicelli e Corato e dall'Associazione dei Cenacoli Mariani. Mentre i concomitanti a Lourdes, il pellegrinaggio nazionale dell'Unità Alsi, la sottosezione di Trani ha già annunciato che è fissata dall'8 al 14 di settembre prossimi, sia in treno che in aereo, il pellegrinaggio diocesano alla grotta di Massabielo. Ma non è solo l'11 febbraio il giorno significativo per molti fedeli tranesi, lo sarà ancora di più il prossimo 27 di febbraio, quando alle ore 20 l'effigie della Madonna Pellegrina di Lourdes nell'ambito della Pellegrinazio Maria, promossa dall'Unità Alsi Nazionale per il 120esimo anniversario della sua fondazione, sarà accolta a Trani sempre presso la parrocchia Spirito Santo, per poi proseguire verso Corato, Biceglie e ancora a Trani per sostare presso la RSA Villa Dragonetti ed infine a via verso Barletta, dove sarà celebrata presso il Santuario della Madonna dello Sterpeto un momento formativo e una celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Leonardo D'Ascenzo, arcivescovo di Trani, Barletta e Biceglie.